Pettinari, lei torna a riaccendere oggi un faro su quello che accade nelle periferie di Pescara. Probabilmente questa emergenza sanitaria ha fatto passare un po' in secondo piano quello che lei ha raccontato in queste settimane, in questi mesi. Purtroppo sì, io sono costretto di tornare a denunciare con diverse novità. Intanto parliamo di Via Rigopiano, Fontanelle, Rancitelli e San Donato. In Via Rigopiano purtroppo, mi piange il cuore, è tornato tutto come prima dopo un mese e mezzo di tranquillità, perché hanno sfrattato degli occupanti abusivi, hanno messo all'interno di un'abitazione una persona che spaccia droga e quella famiglia fa per 5 famiglie, quindi notte e giorno, traffico di persone, senza mascherine, assembramenti vari, i cittadini Via Rigopiano chiedono giustizia e legalità, non ce la fanno più. Fontanelle, anche lì si spaccia droga, sono tornati ad occupare abusivamente le case sfrattate, quindi sono tornati, quindi tutto quello che è stato fatto è finito nel cestino. Assembramenti vari, i cittadini hanno paura. Nel Ferro di Cavallo, se ci spostiamo nel Ferro di Cavallo, ci sono state 3 feste popolari, io dico, consentitemi questa frase, negli ultimi giorni, perché fuochi d'artificio, grandi assembramenti, e loro fanno i fuochi d'artificio quando esce qualcuno dal carcere o quando arriva grandi partite di droga. Ma c'è una novità, c'è stata una grande rissa qualche giorno fa, una grande rissa, si sono menati, si sono picchiati, 20-30 persone, tutti insieme, tutti assembrati, senza mascherina, potete immaginare quale pericolo, quindi è a San Donato una situazione pazzesca. Poi c'è una grande novità che io lancio, l'allarme usura, perché questi mercanti di morte che guadagnano un sacco di soldi, cioè hanno grosse disponibilità finanziarie, prestano soldi a strozzo, e oggi a maggior ragione ci sono anche tossicodipendenti che hanno necessità di soldi, anche loro stanno in crisi economica, quindi vanno e prendono a debito la droga, oppure si fanno prestare i soldi dagli usurai, dai quali vanno anche ad acquistare la droga, e lì si entra in un circolo pericolosissimo, vizioso, da cui si può uscire anche con la morte, perché se poi non si pagano i debiti di droga, sappiamo bene che si può morire ammazzati. E le dico un'altra novità che non ho mai denunciato. Sulla Tiburtina c'erano, possiamo dire, una decina di ragazze che ogni sera si prostituivano per acquistare droga. Ora, quelle ragazze tossicodipendenti, anche giovanissime, in quest'ultimo periodo di quarantena non ci sono più. Perché? Perché non ci sono i clienti che vanno dalle prostitute. Allora anche loro hanno bisogno di grosse disponibilità di denaro per andare ad acquistare droga. E quindi anche lì la bomba sociale è pronta ad esplodere con scippi, rapine e quant'altro. Perché anche i tossicodipendenti sono in crisi. Quindi io mi rivolgo a coloro che ci avevano detto di voler fare la rivoluzione. Comuni di Pescara, Regione Abruzzo. Intervenire massicciamente, riprendere gli sfratti degli occupanti abusivi. Mai nessuno più ne parla. Sono rimasto solo in questa battaglia. Sfratti degli occupanti abusivi e non mettere più all'interno delle case coloro che sono pregiudicati. Io l'avevo fatto la proposta. Se sei pregiudicato non devi avere la casa popolare. Invece con la legge regionale, solo se vieni condannato al terzo grado in via definitiva ti tolgono la casa popolare o non ti assegnano la casa popolare. E questo non sta più bene. Poi chiedo con forza presidi fissi di polizia nelle 3 zone calde di Pescara, che sono tornate peggio di prima. Via Rigopiano, case popolari di fronte all'obitorio, Fontanelle, Ferro di Cavallo, Rancitelli.